Prepariamo la panna cotta all'arancio. Abbiamo bisogno per il caramello mou di 60 g di zucchero semolato, 60 g di miele agli agrumi, 25 g di burro morbido e 250 ml di panna. Per la panna cotta abbiamo bisogno di 250 ml di panna e 250 ml di latte, 100 g di zucchero semolato, un cucchiaino di buccia d'arancia, due bustine di vanillina e 8 g di gelatina o colla di pesce che abbiamo messo ad ammorbidire in un po' d'acqua. Cominciamo a preparare il caramello mou. Per prima cosa mettiamo a sobbollire la panna in un pentolino. In un altro pentolino mettiamo lo zucchero e il miele e facciamo cuocere. Quando il caramello sobbollisce e diventa un po' più scuro, ci mettiamo la panna bollente, stando attenti che farà vapore. Continuando a mescolare. E infine, dopo aver messo tutta la panna e mescolato, aggiungiamo il burro morbido e mescoliamo per bene e teniamo da parte. Riportiamo tutto sul fuoco e facciamo cuocere per qualche minuto mescolando. Quando il caramello avrà cotto per qualche minuto girandolo, avrà preso un bel colore bruno. Lo spegniamo e lo facciamo freddare. Passiamo ora alla panna cotta. Mettiamo in un pentolino il latte, i 250 ml di latte, ci mettiamo lo zucchero e la vanillina e facciamo bollire, mescolando di tanto in tanto. Quando ha preso il bollore, la togliamo dal fuoco e ci aggiungiamo la gelatina ben strizzata e mescoliamo per bene. Trasferiamo in un altro contenitore, ci aggiungiamo l'arancio e la panna fredda. Una volta mescolata per bene, la teniamo da parte per circa 10 minuti. Mentre la panna cotta si riposa, mettiamo il caramel mou nelle ciotoline. Lo mettiamo sul fondo. Dopo aver messo il mou in tutte le ciotoline, lo riposo 5 minuti in frigo, in freezer, e ora possiamo metterci il composto della panna cotta. Con un mestolino riempiamo le ciotoline. Con questa dose ne vengono circa 6. Poi riponiamo in frigo per almeno 4 ore prima di decorare sopra. Quando la nostra panna cotta ha riposato e si è solidificata, la possiamo decorare. Io ci metterò della granella di nocciole che ho ripassato in padella con un po' di zucchero sciolto. Oppure si può decorare con del cioccolato o con una coulis di frutti di bosco o una marmellata.